Il mio rapporto risale dal 1974. Pupi aveva i capelli e la barba nera, io ho più capelli, diciamo. Il primo era la mazurka, che normalmente non ero ancora il montatore, e poi a seguire tutti gli altri che vennero dopo. Il cambiamento è tecnologico. Rimane però la base creativa che ognuno ha nel fare il montaggio. Più che altro sono dei tagli in base a una lunghezza. Se uno ritiene che il film sia un po' lungo, magari c'è qualche stanchezza, si taglia, quindi non sono cambiamenti, ma sono dei tagli. E quindi poi la sceneggiatura parte già da una base solida, il film parte da una sceneggiatura che è in funzione sempre di una lunghezza, di una. Sì, poi al momento anche lui stesso girando a volte fa dei cambiamenti e quindi uno si trova a dover inserire questi cambiamenti in un contesto diverso. E io mi ricordo che appunto a volte il montatore dice in maniera, non dico sbrigativa, ma insomma intravede magari una scena che magari non è, in quel momento risulta così, che si può tagliare, e allora viene ricordato molto spesso che quella scena in realtà è stata poi scritta di notte con tanti caffè, con tante sigarette e con tante ore di sonno mancato, quindi da una parte c'è la richiesta di un taglio, dall'altra parte c'è invece una sofferenza dovuta al momento che l'ha scritta, insomma. Però alla fine si taglia, se conviene, diciamo, per il film, c'è, insomma, alla fine, la maggior parte delle volte si taglia.